Chiara, dai, ci aiuti giù, che non abbiamo finito. E Bea. Ma fare? Dobbiamo sistemare giù. Ma ci sono anche le altre, ma per forza sì. Sempre io. No, non è perché sempre tu, Chiara. Ora sto chiamando anche a loro, stanno sentendo la biancheria. Facendole un po' loro. Sì, no, stanno pulendo la stanza, ora scendono. Allora, tu scendi con me, anche te. Un attimo, Bea, te ne posi, ok? Un attimo, dai. No, che se dobbiamo sistemare qua, tra poco dobbiamo andare giù. Ma tutto sistemato, tutto a posto. No, Gemma, cos'è a posto, eh? Andiamo. Comunque sta diventando noioso stare in convento. Cioè, facciamo tutti i giorni le stesse cose. Mi sto annoiando, veramente. E che sta qua? Dai, Jenny. Chiara? Chiara, non è momento di dormire. Dai, andiamo. Forza. C'è un disagio evidente. Le figlie del divino zelo lo notano e si prestano all'ascolto. Il dialogo è importante perché noi osserviamo dei comportamenti, un modo di relazionarsi. Chiara, qua! Però solo ascoltando possiamo capire se ciò che abbiamo visto e intuito corrisponde alla realtà. Ma non è vero. Non sta bene. Sta riposando. Allora, ragazzi, vi ho detto veramente grazie di quello che state facendo. Però ho visto che stiamo tornando un po' indietro. Perché? Sono salita 3 volte sopra per chiamarvi. Vi ho visto ancora là truccare. Per tutti crescere è difficile, a maggior ragione per queste ragazze, perché non si sono mai poste delle domande della loro vita. Ora stanno iniziando di dare delle motivazioni, ogni gesto, ogni parola. Noi stiamo facendo un percorso che ha il suo inizio, ha il suo fine. Bene, durante il percorso noi possiamo fermare, ma non tornare indietro, fermarsi sì. Forse i giorni iniziano ad essere un po'... stressanti. Cioè, iniziano ad essere tanti giorni che siamo qua. C'è una stanchezza più mentale, secondo me, sì. Oltre che a quella fisica. Si può avere un giorno in cui non ce la fai, cioè... Non ho fatto... Finora non c'è stato un giorno in cui mi sono riposata, perché tutti i giorni succedeva qualcosa. Non riesco, per un giorno non c'ho voglia proprio, si vede che non ho voglia. Ma non è che non ho voglia, proprio mi... Sono annoiata da tutto. Nel crescere bisogna anche lottare, perché a volte nella vita c'è il momento di luce e momenti di buio,